A tutti voi buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione del TG7, rubrica a cura della redazione del TG Max, attraverso la quale ripercorriamo gli avvenimenti più importanti della settimana appena trascorsa. Lo scorso 24 ottobre si è insediato il nuovo consiglio d'amministrazione della Sasi SPA, società che gestisce il servizio idrico integrato in 92 comuni del Chietino. Il rinnovo del consiglio ha suscitato forti polemiche politiche da parte di alcuni sindaci del centrodestra, ma il presidente della Sasi, Domenico Scutti, rieletto, ha dichiarato al TG Max: "Non mi interessano le questioni politiche, vado avanti con ottimismo". Si è insediato lo scorso 24 ottobre il nuovo consiglio d'amministrazione della Sasi SPA, l'ente che gestisce il servizio idrico integrato in 92 comuni del Chietino. Il nuovo consiglio d'amministrazione, eletto secondo le regole della Spending Review, è composto dal presidente Domenico Scutti, rieletto, e dai consiglieri Brunella Tarantini, dipendente del comune di Lanciano, e Vincenzo Marcello, dipendente del comune di Vasto. "Non mi sono mai interessato di politica", ha detto Scutti, "e voglio restare fuori dalla bagarre che si è creata proprio in occasione del rinnovo del consiglio d'amministrazione. Così come fatto in passato, anche in questo nuovo mandato penserò solo a migliorare il servizio che la Sasi eroga e a mantenere l'acqua a bene pubblico". Il triennio passato è stato un triennio ricco di impegni e di estrema difficoltà, però è stato anche estremamente gratificante sul piano professionale. Abbiamo impostato le basi per risanare definitivamente la Sasi. Abbiamo fatto un grosso lavoro e quando mi è stato chiesto di continuare questo lavoro, mi è sembrato opportuno dare continuità a tutto lo sforzo fatto in precedenza. Ma nello spirito che mi ha sempre contraddistinto, è quello di contribuire nell'ambito delle mie possibilità a dare una mano a creare le condizioni sempre più ottimali per svolgere un servizio sempre più efficiente e sempre più funzionale. Tra le sfide all'orizzonte c'è la fusione della Sasi con l'ISI, società che gestisce il patrimonio delle reti. Siccome è un procedimento molto complesso e per la realizzazione della quale occorre degli esperti molto specializzati in questa attività, allora ho individuato già un consulente a cui rivolgermi per creare e mettere in piedi un progetto, perché questo è quello che la legge richiede. Quindi si lavorerà per costruirlo tutto con gli elementi previsti dalle norme di legge. E andiamo avanti il più spedito possibile su questa strada. È Gianni Chiodi, presidente della regione Abruzzo, il governatore italiano con l'indice di gradimento più basso nella classifica stilata dall'Istituto di Ricerca Datamedia. Con una percentuale di gradimento del 46,4% è il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ad occupare l'ultimo posto nella classifica Monitor Regione dell'Istituto di Ricerca Datamedia nel terzo trimestre 2013. Mai l'Abruzzo è stato così in basso nel gradimento degli amministratori. Il PDL ha fallito, ha commentato il segretario regionale del Partito Democratico Silvio Paolucci. Le prime due posizioni sono occupate da rappresentanti del PD, Enrico Rossi, presidente della Toscana, e Nicola Zingaretti del Lazio, sottolinea il segretario, e quasi ovunque i rappresentanti del nostro partito sono oltre il 50% di gradimento. È un'altra prova, aggiunge, che un centrosinistra innovativo e riformatore è più capace di rispondere alla sfida di governare territori complessi e in grande trasformazione. Per chi lo conosce, gli fa eco il consigliere regionale del Movimento 139 Carlo Costantini, non è affatto una sorpresa. Chiodi ha potuto concentrare sulla sua persona un potere enorme, avendo cumulato, oltre a quello tipico di un presidente di regione, anche quello di commissario alla sanità, che impegna quasi il 90% del bilancio regionale, e di commissario per il terremoto, con una dotazione da gestire di qualche miliardo di euro. Dunque, evidenzia Costantini, ha avuto la possibilità di incidere sul presente e sul futuro della regione Abruzzo, come a nessun altro era capitato prima. Nonostante queste condizioni di partenza, però, non è riuscito a piazzarsi nemmeno sul podio. Costantini lancia infine un messaggio al Partito Democratico in vista delle prossime elezioni regionali.
Ora si tratta di capire, dice Costantini, se a queste tre condizioni di partenza favorevoli per Chiodi, il PD ne aggiungerà una quarta, scegliendoli come avversario per le imminenti elezioni regionali, un candidato ancora più inadeguato di quanto si sia rivelato agli occhi dei cittadini abruzzesi lo stesso Chiodi, e l'eventualità è tutt'altro che da escludere. È stato inaugurato martedì scorso l'ultimo tratto dell'8-0, la variante alla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, che consente il collegamento con la A24 senza passare per la città di Teramo. L'opera è stata iniziata 24 anni fa. L'ANAS ha completato e aperto al traffico la variante alla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, conosciuta con il nome di L'8-0, che consente il collegamento diretto con l'autostrada A24 senza attraversare la città di Teramo. Diverse le autorità che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione che si è svolta in località Lacona: Gianni Letta, il presidente della regione Gianni Chiodi, l'assessore regionale ai trasporti Gian Donato Morra, il vicepresidente della provincia di Teramo Renato Rasicci, il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi e il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci. Con la messa in esercizio dell'intero lotto che collega direttamente la statale 80 all'autostrada 24 in direzione L'Aquila-Roma e il raccordo Teramo-Mare in direzione Giulianova, ha dichiarato il presidente dell'ANAS, gli utenti provenienti dalla Valle del Vomano, in particolare da Montorio al Vomano, potranno raggiungere direttamente l'autostrada senza attraversare il centro di Teramo, con un sensibile guadagno di tempo e una riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico per il capoluogo. L'intervento, lungo circa 2,8 km, ha inizio al chilometro 72,300 della statale 80 e termina allo svincolo per Teramo Centro. Sul nuovo tratto si incontrano tre gallerie naturali, due artificiali e tre viadotti. La strada è costituita da una carreggiata unica con due corsie da 3,75 m, una per senso di marcia, e da due banchine pavimentate da 1,5 m, per una larghezza complessiva della piattaforma stradale di 10,5 m. La realizzazione del nuovo tratto ha richiesto un investimento di oltre 6 milioni e mezzo di euro, mentre il costo dell'intera variante ammonta a oltre 75 milioni di euro. Per il completamento dei lavori è stato necessario affrontare con la soprintendenza regionale la sistemazione del tempio di epoca tardo-repubblicana denominato Madonna della Cona. Gli scavi in corso nel sito archeologico, interamente finanziati dall'ANAS, hanno avuto inizio nel maggio del 2000, in occasione dei lavori stradali per la realizzazione della variante alla statale 80 e, seppur ancora non conclusi, possono esporre opere di sicuro interesse storico e archeologico. È doloso l'incendio che ha seriamente danneggiato il bar della Facoltà di Ingegneria all'Aquila. La struttura è gestita dall'azienda per il diritto allo studio universitario. È di origine dolosa l'incendio che nella notte tra domenica e lunedì è divampato nel bar interno alla ex Optimes, sede da dopo il sisma della Facoltà di Ingegneria. Stando a quanto si è potuto apprendere, si tratta di un principio di incendio che fortunatamente non ha distrutto la struttura prefabbricata che si trova all'interno del recinto della facoltà nel piazzale antistante l'ingresso principale. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco, che hanno immediatamente spento le fiamme che erano all'inizio e dunque ancora contenute, confermata la natura dolosa visto che l'ingresso sono stati trovati i segni di un tentativo di forzatura della vetrata che si è infranta. Ma l'innesco utilizzato per dare fuoco al prefabbricato sarebbe stato lanciato all'interno da una finestra laterale che adesso si presenta annerita. Sul posto, insieme ai pompieri, anche gli agenti della squadra mobile coordinata dal dirigente Maurilo Grasso. All'interno del locale, secondo quanto emerso, sarebbero stati trovati dei contenitori contenenti presumibilmente liquido infiammabile, forse benzina. Ancora non si conosce il movente che può celarsi dietro questo grave episodio. Gli investigatori hanno posto sotto sequestro l'area per eseguire i rilievi di rito e stanno battendo diverse piste per cercare di risalire al responsabile o ai responsabili del gesto incendiario. Purtroppo la zona sembrerebbe essere sprovvista di un circuito di telecamera a circuito chiuso e dunque risulterebbe più difficile risalire alla dinamica e dunque a chi materialmente ha acceso la miccia che ha innescato l'incendio. Il plesso temporaneo dell'ex Optimes, lo ricordiamo, è stato interessato negli ultimi anni anche da un procedimento giudiziario che vede tra gli imputati l'ex rettore Ferdinando Di Orio ed il proprietario del capannone, oltre che al direttore amministrativo all'epoca dei fatti dell'Ateneo Aquilano, Filippo Del Vecchio. Avrebbe abusato sessualmente di una diciottenne. Dopo 4 mesi di indagini, la polizia di Vasto ha arrestato un sessantenne.
Violenza sessuale continuata e aggravata. Con questa accusa gli agenti del commissariato di Vasto hanno arrestato un 60enne del posto, pensionato, avrebbe abusato di una 18enne tanto da indurla a fare ricorso agli psicofarmaci. È una brutta storia quella che il commissario Cesare Ciammaichella ha riferito in conferenza stampa, evitando troppi particolari che potrebbero far individuare la vittima. La giovane ha impiegato diverso tempo prima di confidarsi con qualcuno. Le indagini condotte dal commissariato di polizia sono andate avanti per 4 mesi, da marzo a giugno scorsi. Ma questa è una cosa che sta nella normalità degli stati psicologici delle vittime della violenza, perché al di là dell'età, l'età mentale è quella di un adolescente. È ovvio, il danno è superiore, il danno è grave, e quindi riuscire a mettere la vittima del reato in condizioni tali da poter aiutare le forze di polizia a ricostruire l'evento è particolarmente delicato e laborioso, perché è un rapporto che gioca sulla fiducia, è un rapporto che gioca sul tempo. È anche vero che i nostri reparti hanno personale altamente specializzato, oltre chiaramente all'ausilio dei periti che sono, e degli psicologi dell'età evolutiva, che sono persone che proprio lo fanno di mestiere. Però il primo contatto è quello con la polizia, quindi se le forze dell'ordine non riescono a ottenere la fiducia della vittima, che in questi casi è veramente difficile ottenere, le cose insomma diventano praticamente impossibili da risolvere. Su disposizione del GIP, l'uomo, amico di famiglia della giovane, è stato posto agli arresti domiciliari. Incidente probatorio all'Aquila nell'ambito dell'inchiesta Grandi Rischi Bis. Il nuovo filone mira a chiarire se i 7 scienziati componenti della commissione rilasciarono false dichiarazioni rassicuranti alla popolazione sul terremoto, perché indotti dall'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Giornata intensa in tribunale per l'incidente probatorio a Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile. Ieri in aula sono sfilati 6 dei 7 scienziati e tecnici già condannati in primo grado a 6 anni di reclusione dal giudice Marco Bili per il processo principale alla Commissione Grandi Rischi. Il primo a sedere sul banco dei testimoni è stato Franco Barberi, che ha risposto alle domande del PM, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere quando le parti civili hanno posto domande che non rientravano nell'ordinanza dell'incidente probatorio. Stessa linea difensiva per altri 2 test, Giulio Selvaggi e Gian Michele Calvi. Si sono invece avvalsi della facoltà di non rispondere Bernardo De Bernardinis, Mauro Dolce ed Enzo Boschi. Il giudice Gargarella non ha poi potuto ascoltare Giuseppe Zamberletti, ex ministro e presidente emerito della Commissione Grandi Rischi, per una eccezione sollevata dall'avvocato di Guido Bertolaso, Filippo Di Nacci, e che verrà ascoltato probabilmente più avanti. Il processo è quello satellite nato dopo la condanna in primo grado dei 7 esperti della Commissione Grandi Rischi. Il nuovo filone intende chiarire se i componenti dell'organo scientifico consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciarono le dichiarazioni rassicuranti, perché indotti a farlo dal capo della Protezione Civile, che all'epoca era appunto Guido Bertolaso. Per questo filone, per il quale inizialmente indagata era finita anche l'ex assessore regionale alla Protezione Civile Daniela Stati, poi prosciolta, il pubblico ministero Fabio Picuti aveva chiesto l'archiviazione del procedimento a carico di Bertolaso, non ritenendo ci fossero le condizioni per una richiesta di rinvio a giudizio. L'inchiesta è nata dopo la pubblicazione di nuove intercettazioni tra Bertolaso e la Stati. In quella telefonata Bertolaso, parlando con Daniela Stati, discuteva sulla riunione che si è poi tenuta il 31 marzo 2009 all'Aquila della Grandi Rischi, definendola mediatica. Il GIP Gargarella, tuttavia, archiviando la posizione dell'ex assessore regionale, ha dato il via libera ad ulteriori accertamenti che dovranno concludersi necessariamente entro il 31 dicembre di quest'anno. Adesso la parola passa alla Procura, che dovrà decidere se reiterare la richiesta di archiviazione oppure andare avanti nel procedimento chiedendo il rinvio a giudizio dell'indagato. Utilizzavano i telefoni dell'ospedale Renzetti di Lanciano per autoricaricare i propri cellulari. Il tribunale frentano ha condannato a 5 mesi di reclusione un centralinista e un'infermiera con l'accusa di peculato d'uso. Facevano telefonate personali e si autoricaricavano con i telefoni dell'ospedale di Lanciano. Per peculato d'uso, derubricazione del più grave reato di peculato, il Tribunale Collegiale ha condannato a 5 mesi di reclusione ciascuno il centralinista Nicola Dorsogna, 48 anni, di Lanciano, e l'infermiera Monia Iachini, 42 anni, di San Vito. La ASL, parte civile, è stata risarcita dell'ammontare esatto delle telefonate fatte, 343 euro per l'uomo e 62 euro per la donna.
Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna per entrambi a 2 anni di reclusione. Secondo l'accusa, il centralinista avrebbe effettuato telefonate private al cellulare della figlia, ai telefoni con autoricarica della moglie e suo personale. L'infermiera invece si sarebbe fatta chiamare dai telefoni del centralino del Renzetti per potersi autoricaricare. In un'occasione il suo telefonino rimase collegato per 5 ore, ma i due imputati non erano d'accordo e infatti è emerso al processo che non si conoscevano. La ASL denunciò il fatto a seguito di controlli per le anomalie riscontrate in bolletta sul traffico telefonico dell'ospedale Renzetti, costi compresi. È stata una bravata, si sono difesi così 4 bulli minorenni che il 29 ottobre scorso hanno aggredito e ferito 2 tredicenni all'interno di una classe di terza media dell'istituto Dante Alighieri all'Aquila. Gli inquirenti però non credono fino in fondo a questa giustificazione e hanno inviato gli atti alla procura per i minorenni. È stata una bravata, non volevamo fare niente. Con queste parole, interrogati dagli agenti della squadra mobile aquilana, si sono difesi 4 ragazzi di 14 e 15 anni denunciati dopo un blitz nella scuola media Dante Alighieri all'Aquila. I ragazzi, 2 aquilani, un macedone e un romeno, tutti di buona famiglia, hanno spiegato che il giorno dopo erano tornati davanti alla scuola per scusarsi con quei ragazzini più piccoli che avevano terrorizzato e picchiato. Un 13enne è stato malmenato e un altro ha riportato la microfrattura di uno zigomo. La polizia però non crede fino in fondo a questa giustificazione e ha disposto le denunce inviando gli atti alla procura per i minorenni. I ragazzi, che frequentano tutti il primo anno all'ITIS, sono entrati in classe in 2 intorno alle 8:30, mentre altri 2 sono rimasti a fare da palo. All'inizio hanno solo impartito ordini del tipo state zitti o state seduti, fino a quando un 13enne li ha invitati ad uscire. A quel punto è scattata l'aggressione. Subito dopo i ragazzi sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. Sono stati rintracciati grazie alla collaborazione fornita dai ragazzi, ha detto il dirigente della mobile Maurilio Grasso, e alle indagini condotte su Facebook. Una volta concluse le indagini, potrebbero essere messe o meno misure per i giovani e potrebbero essere coinvolti anche assistenti sociali per una serie di controlli per quanto riguarda l'ambito penale. Nell'ambito civile c'è invece il rischio di una causa per risarcimento danni che potrebbe essere intentata dalle vittime degli atti di bullismo. Intanto è stato definitivamente accertato che il 5° giovane su cui sono stati svolti accertamenti è estraneo ai fatti e non ha partecipato al blitz. Anche per i bidelli, oggetto di approfondimenti in una prima fase per valutare se ci fossero state omissioni, non ci saranno strascichi. Dalle testimonianze del dirigente d'istituto Giuliano Tomassi emerge tuttavia che la scuola ha carenza di personale e non c'è un collaboratore scolastico per ogni piano, come sarebbe invece obbligatorio. Ha già riscosso grande successo il totem informativo digitale che consente di trovare tombe e loculi al cimitero di Lanciano. Il nuovo servizio a costo zero è stato inaugurato dall'amministrazione comunale proprio in occasione della festa di Ogni Santi. È una delle poche città in Italia ad aver dotato il cimitero di un totem informativo in grado di individuare tombe e loculi. Il nuovo servizio, inaugurato dall'amministrazione comunale di Lanciano nel giorno di Ogni Santi, ha già riscosso un gran successo. È sufficiente digitare sul touchscreen nome e cognome del caro estinto deceduto dal 1997 in poi e sul video sarà visualizzata una mappa che indicherà il punto esatto dove trovare la tomba. Per raggiungere la lapide, una volta stampata la mappa in formato A4, basterà seguire le 45 paline direzionali disposte lungo i vari percorsi. Evandro Tascione, assessore all'ambiente. È indicato il percorso attraverso queste 45 paline che destineranno all'area dove è tumulato il defunto. Tra l'altro si può stampare una sorta di cartina anche. Ed è un servizio assolutamente utile lì dove ci sono dei cimiteri articolati, complessi, grandi come può essere quello di Lanciano. Ci sono pochi esempi addirittura a livello nazionale di questi totem, noi siamo contenti di aver reso questo servizio alla città. Il servizio è completamente gratuito, il Comune ha concesso alla società informatica che gestisce il totem e ne aggiorna i dati di avere un ritorno economico con l'inserimento di banner pubblicitari nella home page del totem per attività commerciali inerenti ai servizi mortuari. Dopo 10 anni il totem diventerà di proprietà del Comune. Fino ad ora sono stati inseriti 5.000 nominativi a partire dal 1997. Soddisfatti i cittadini, la civiltà di un comune, hanno detto, si vede da come si tiene il cimitero, il sindaco Mario Pupillo. Il rispetto dei nostri defunti è un segnale di grande civiltà, di spiritualità
e quindi fornire anche di un servizio tecnologico come quello di oggi del Totem sicuramente è un segnale di grande attenzione insieme al nuovo cimitero che stiamo costruendo. La città dei morti è la città che ha costruito questa città, le persone che qui hanno vissuto una vita di sacrifici, di lavoro e che hanno fatto grande questa città. Intanto continuano con celerità i lavori per il completamento del nuovo cimitero. Un'area importantissima che è l'area dell'ipogeo, dove si può anche vedere lì da uno schermo come sarà articolata questa nuova area, una nuova area che su cui l'amministrazione comunale punta molto per dare alla città, anche al cimitero di Lanciano, una veste più importante. Proseguono le indagini per risalire a chi il 30 ottobre scorso ha sparato alla tempia destra di un imprenditore 42enne incensurato di Montesilvano mentre gettava la spazzatura. Restano appese ad un filo le speranze di vita di Carlo Pavone, l'imprenditore 42enne di Montesilvano, incensurato, ferito con un colpo di arma da fuoco alla tempia destra il 30 ottobre scorso mentre gettava la spazzatura a pochi passi da casa sua. L'uomo è ricoverato in rianimazione all'ospedale civile di Pescara. I carabinieri che si stanno occupando delle indagini hanno effettuato altri sopralluoghi e analizzato il contenuto del cassonetto dei rifiuti di Via De Gasperi, dietro il quale il 42enne è stato ritrovato intorno alle 21:15 da un passante che si stava recando a casa di un amico. Accanto al corpo è stato rinvenuto anche un coltellino che la moglie dell'uomo ha escluso appartenesse al marito. Si attendono anche gli esami tecnici dei RIS di Roma sul proiettile che ha raggiunto l'uomo. Per ora si sa solo che è di piccolo calibro e che il cuoio capelluto e la testa dell'imprenditore non presentano bruciature. Particolari dai quali si può desumere che l'aggressore abbia sparato da almeno 1,5 metri di distanza. Resta da capire se con una pistola o un fucile, anche se gli investigatori propendono per la prima ipotesi. E poi naturalmente bisogna capire il perché. Dalle informazioni raccolte, Carlo Pavone è stato descritto come persona mite e riservata. I parenti dell'uomo fanno appello a chiunque abbia visto qualcosa per aiutare le indagini. Una folla commossa ha dato l'ultimo saluto a Maurizio Berardinucci, il vigile del fuoco morto a seguito delle gravi ferite riportate nello scoppio della fabbrica pirotecnica di Giacomo avvenuta il 25 luglio scorso a Città Sant'Angelo. I funerali si sono svolti nella cattedrale San Cetteo a Pescara. Accompagnato dal suono delle sirene e da un applauso, il feretro di Maurizio Berardinucci ha lasciato la caserma di Viale Pindaro su un mezzo dei vigili del fuoco, sulla bara il tricolore e il casco di servizio. L'uomo, 47 anni, uno dei tanti eroi della quotidianità, è morto sabato scorso all'ospedale Gemelli di Roma a causa delle gravi ferite riportate nello scoppio della fabbrica pirotecnica di Giacomo il 25 luglio scorso a Città Sant'Angelo. Tanti colleghi giunti anche da fuori regione per dare l'ultimo saluto a Maurizio, ma tanti anche i cittadini che ben conoscono i rischi e i sacrifici che ogni giorno affrontano i vigili del fuoco. Presenti anche le istituzioni con i gonfaloni, le forze dell'ordine e le associazioni, i comuni di Montesilvano, dove il vigile viveva con la famiglia dove è stato sepolto, e di Pescara, dove lavorava, hanno decretato il lutto cittadino. Il corteo di familiari, amici e cittadini ha accompagnato il feretro in una marcia silenziosa, interrotta solo da alcuni applausi e dal suono delle sirene dei mezzi dei pompieri. Le esequie, alle quali hanno preso parte anche alcuni componenti della famiglia di Giacomo, che nell'esplosione della fabbrica ha perso 4 membri, sono state officiate in maniera solenne nella cattedrale San Cetteo a Pescara dal vescovo Valentinetti. Maurizio era gioviale ed altruista, sempre pronto all'azione, per questo si è distinto in numerosi interventi di soccorso in cui ha dato prova di essere animato dai più grandi e veri ideali che ispirano un lavoro così particolare, ha detto il comandante provinciale di Pescara Pietro Di Risio durante la cerimonia funebre. Quel giorno del 25 luglio scorso è partito insieme ai suoi colleghi nel tentativo disperato di salvare vite umane, ben sapendo il pericolo che quella situazione infernale poteva rappresentare. Per noi, ha concluso il comandante, Maurizio rappresenta i valori ispiratori del nostro lavoro di vigili del fuoco, il senso di sacrificio e l'amore per tutti i nostri concittadini bisognosi di aiuto.
Era questo l'ultimo servizio, vi ricordo che tutti i nostri servizi, gli approfondimenti e i programmi sono disponibili sul nostro sito internet tgmax.it. Grazie dell'attenzione e buona domenica a tutti.